E niente ragazzi, questa era il mio primo video, un video di unboxing di driver. Ci sarebbero tantissime cose da dire su questa serie, ma già vi ho fatto una digressione e direi che vi ho fatto anche due palle come una casa, quindi. Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo Resident Evil 2. Guardate che occhiate che lancia Leon alla nostra ada. Guardate come si guardano. Sembra una puntata di, non lo so, qualcosa di romantico. Beautiful. Non lo so. Guardatelo però. A parte Ada che c'ha questa posa molto plastica nella sua foto di copertina qui. Ma se poi torniamo indietro, guarda come li becchiamo. Spam. E lei? Lei già sta così. Va bene, comunque riprendiamo da dove ci siamo lasciati, va. Carrozzi. Scusi, buon uomo, come è arrivato qui? Aspetta. Cazzo! Non era lo stesso. Che figlio di puttana. Questo con la spadina, dai. Mamma mia, però. Mamma mia. Aspetta, come. Là! Oddio! Attenzione, Blade! Ha fatto esplodere l'elicottero. Quello più inaspettato. Mamma mia, guardalo lì. Pro Force! Mamma mia. Aspetta. Maledetto. Venga qui. Attenzione, corso ostacoli. Vai, con cattiveria. Sì, però siamo di una lentezza unica. Oppela. Occhio, lì mortacci tua, ma spezzati e femore. Ma figlio di troia, porca mignotta. Ma che cos'è? È tipo Rocky che si fomenta qua mentre ammazziamo i piccioni. Attenzione. Sì, così. Ce la puoi fare, Rocky. Un piccione oggi per quattro. Per quattro piccioni. E che cos'è? Momento di panico, attenzione, nostro Rocky Forestals. Senti i piccioni sound, piccioni attirati dal rock and roll, un po' porcaro però va bene. Guarda il picciono. Così, vai di sound, picciono. Anche lei. All together. Vai, guarda come svolazza. Venga qui, si poggi. Là. Guarda questo come arriva in rallenti, proprio stile videoclip anni 90. Attenzione, guarda là come è a terra, mamma mia. Accosta, scendiamo qui. Proprio qua davanti dovete scendere, scusate, 10 centimetri più là, no? Ha parcheggiato, ha messo i quattro frecce. Ma scusa, ma vaffanculo. Ma che cos'è? Comunque, cerchiamoci di fare pure sto San Gennaro qua, sto San Giovanni. Con questo San Giovanni, vabbè, il santo che abbiamo a disposizione, tanto uno vale l'altro, ce ne sono tanti a disposizione, quindi. Questa venderà un botto comunque. Per il momento le lasciamo così. Proviamo a far passare un mese. Perfetto, bancarotta. E che cos'è? Ma guarda questi che non apprezzano le auto sportiveggianti, li mortacci loro. Rischio. Ma che cos'è? Ma scusate, Peppino, ma che fa col baffo? Ci prova, mi scusi, ma no, ma che cos'è? Ma scusate, ma ci sono tante smandrappone. In giro andiamo a fare baffo contro baffo. No, Peppino è rimasto così. Guardate Peppino, attenzione. Altro che Michael Jackson. Attenzione Peppino. Guardatelo qui. Guarda Peppino che classe. Un moonwalk come lo fa lui non lo fa nessuno, eh. Guardatelo. Mamma mia Peppino, anche in discesa. Guarda Peppino come si destreggia. Vabbè Peppino, ci siamo impallati però. Ah, ok. Merda. È la nostra guida sportiveggiante che rischia di farci schiantare. Toglio all'esterno, rischio. Attenzione, ci prova. Mamma mia. Sembra Ma no. Ma che figli di puttana. Cioè, dimmi tu, adesso abbiamo raggiunto sto fottutissimo Hamilton. Mamma mia. Caputtana, anche senza DRS. Sportiveggianza prima di tutto. Guardalo, che cattiveria.
Distanza sopracciglia poca, cioè deve essere tipo un monociglio. Ma perché gli sfracchia tutta la faccia? Ma che stanno attaccate proprio? Guardalo, però già sorride, vedi? Guarda, no, guarda che tipo gigione gione. Sì, 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 ci piace, ci piace. Nome proprio eroico, come ti chiami? Arturo. Vai. Sì, sì, mi confermo Arturo. Vai qua. Dai a buzzicò. Dai a buzzicona. Attenzione, presa. Presa a buzzicona. Aia. Dai a buzzi. Come se non ci fosse un domani. Occhio. Dietro al tram. Attenzione. Aia. È ferita a morte. Aspetta, facciamolo. Ha risparato. Attenzione. Attenzione a buzzicona. Aia, Kveta è morta. Attenzione, è durata mezza giornata nella nostra partita. Kveta è stata una cometa. Kveta la cometa. Giustamente, come in altri video, non so se l'ho mai. Sono sempre da vietare i minori questi. Perché? Oddio, no, no! Prendi la luce. Guardalo lì, Zommo, che ci lancia la torcia. Attenzione. La prendiamo? Guarda lì come fluttua. Raccogli la torcia. Ho capito, stai calmo, bello. Ora non ci prendiamo troppa confidenza, non si allarghi. Che con me non attacca. Mi scusi. Buon uomo. Ma non è che si fa così in versione. Abbia pazienza. Buon uomo. Ma scusi, c'è Schettino a bordo. Fatelo scendere. Occhio, occhio che qua ci... Oppela. No, no, mamma mia, impegniamo così proprio random. Andiamo sul nostro posto di lavoro. Questa qui cos'è? Ah, è un uomo addirittura. Complimenti per l'impermeabile, veramente. Complimenti vivissimi. Ottima scelta cromatica. Dobbiamo andare allora un attimo. Scusa, signorina, non l'avevo vista. Scusi se gliel'ho appoggiato in modo involontario, ma... Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Taleale. Eccoci qui a velocità folli. Guardate un 273. Mamma mia. Che bolide. Immaginate su che bolide possiamo essere mai. Allora vi do un indizio. Attenzione, buttiamoci in auto. Strada. Panico. È un'auto italiana. Attenzione, guardate la sportiveggianza di quest'auto. A 260 in autostrada. Ferrari avete detto? No, avete sbagliato. Perché è un... Mamma mia! Guardate che cazzo di bolide! Che sportiveggianza che ha quest'auto! Ben a 260 km orari, guardatela! Attenzione, il panico! Mamma mia! Guardate che cazzo di figata! Ok, qua in teoria potrei uscire proprio spavaldo, ma io vorrei fare una cosa più stealth, cazzo. Vaffanculo stealth. Tua madre è stealth, cazzo. Guarda la madonna che cazzo è successo. Porca di quella gran puttana. Questa è ancora viva. Vaffanculo. Teniamo la pistola silenziata, sto cazzo, la pistola silenziata ormai. Ho fatto un caso della madonna, puttana Eva, Max, cazzo. Non sei discreto. Porca puttana, un rinoceronte quando ti muove, guarda là, ma che cazzo, pialo. Prego. Tu controlla Sodoma sotto di noi, senza accettare i tre doni dorati dei fondatori, sarebbe bastato. Se il profeta avesse solo accettato i tre doni dorati dei fondatori e non avesse pregato per la nostra soluzione, sarebbe bastato. Se il profeta avesse solo vabbè, pregato bello. Per la nostra soluzione, se non tenevo tre palle ero un flipper, per favore. Poku, fai un saluto. No, ciao, a gesti lo devi fare. Grande Poku. Ok, basta, grazie. No, grazie, mi scuso, ho sbagliato. A posto, ci vediamo alla prossima, dai. Sì, ho capito, vabbè, ci vediamo. Ho capito, insiste e basta. Beh, cos'altro aggiungere, ragazzi, se non un grazie a tutti quanti. Grazie mille, veramente grazie di cuore, perché se abbiamo raggiunto questi 150.000 iscritti è... solo grazie a voi. Quindi oggi volevo fare questo video, questa parte di video un po' particolare, appunto per mostrarvi non la mia faccia, più che altro il mio affetto nei vostri confronti, perché
Come detto, quello che io faccio qui su questo canale insieme a voi è quello di condividere la mia passione. Il mio canale, come ho sempre ripetuto, è un video diario delle mie giocate, delle mie partite quotidiane, e condividerlo con voi è una cosa che faccio perché mi piace farlo, e vedere che tutto questo ha portato così tante persone ad affezionarsi magari al canale, ai giochi, a seguirlo quotidianamente, mi riempie di gioia. Quindi oggi volevo farvi questo saluto un po' particolare. Naturalmente, come molti di voi sapranno, la mia linea di pensiero, tra virgolette, la mia idea è stata sempre quella di non mostrarvi, di non mettermi davanti alla telecamera. Perché? Perché, come ho sempre ripetuto, il protagonista del mio canale sono i videogiochi. Non mi piace quando c'è troppo protagonismo, quando inizia a diventare il personaggio il punto focus. Per carità, dipende poi da canale a canale, però quello che voglio fare io, quello che faccio io, il mio progetto è quello di perseguire, diciamo, l'ambito videoludico e rendere questo, e solo esclusivamente questo, il protagonista del canale Quel Tale Ale e Quel Tale Ale Games. Continuerà assolutamente così. Questo era solo un gesto per dimostrarvi appunto il mio affetto, il fatto che comunque ci tengo a voi, tengo a quello che stiamo facendo insieme, perché come detto io faccio i video, ma siete voi che li guardate, siete voi che commentate, siete voi che valutate, diciamo, quello che faccio, così come io la prendo, e come vi ho sempre ripetuto, come una partita in cooperativa. È come se voi foste seduti a fianco a me e la giochiamo insieme la partita tutti i giorni, così, per quelli che sono 3 anni, anche più. Quindi niente, sono qui oggi per ringraziarvi, sono qui oggi per sottolineare come il vostro apporto al canale sia assolutamente fondamentale. Quindi un abbraccio faccia a faccia, non faccia a faccia, faccia a telecamera, sostanzialmente voi prendetelo come un faccia a faccia. E per quanto riguarda il canale, naturalmente non pensate, questa breve parentesi, anche perché come detto è la prima volta che mi mostro, quindi va fatta una doverosa parentesi, il fatto che non cambierà assolutamente niente, proseguiremo tutto esattamente così com'era, era solo la voglia di magari avere un contatto tra virgolette più diretto, sostanzialmente, anche se ci separa lo schermo, però è un modo per, spero, dimostrarvi quanto siate importanti per il canale e per me, perché come detto, se ho raggiunto questo traguardo è anche grazie a voi, e mi fa tantissimo piacere sapere di averlo raggiunto facendo qualcosa che a me piace, facendolo nel modo più semplice possibile, come spero traspaia dai video, senza troppe tra virgolette manipolazioni, ma nel senso mostrandovi le mie partite così come vengono. È questo quello che io faccio, quello che io voglio fare e continuare a fare, un video diario così com'è, così come sono le mie partite. E aver raggiunto quindi questo impensabile traguardo quando ho iniziato è qualcosa di inaspettato, totalmente inaspettato, e mi fa piacere appunto sapere di averlo raggiunto in modo tra virgolette semplice, naturale, senza finzione, tra virgolette, senza aiuti soprattutto. E quindi niente, grazie di tutto, spero che vi divertirete ancora sul canale. Come detto, il fatto di essermi mostrato l'ho fatto prima di tutto per appunto abbracciarvi un po' più direttamente tramite lo schermo, e anche perché magari può essere tra virgolette utile per alcuni progetti, alcune idee che potrei portare sul canale. Nel senso che comunque il fatto di mostrarsi, il fatto di rendersi tra virgolette disponibile magari per determinate tipologie di video potrebbe aiutarmi in questa che è la mia passione, nella possibilità di potervi portare magari qualcosina in più. Il fatto di mostrarmi può essere utile magari, non lo so, nella partecipazione a alcuni eventi, tra parentesi, eventi che sia chiaro non sono eventi alla cazzo di cane come promozione di negozi, centri commerciali e minchiate varie, eventi sempre relativi al mondo videoludico, come può essere la partecipazione ad una fiera, a delle anteprime, magari qualche intervista a qualche sviluppatore, insomma qualcosa che possa magari dare qualcosa di più al canale. Perché? Perché voglio portarvi, oltre alle mie partite, magari anche un po' di informazione, nel senso molti di voi prendono i miei video anche come informazione dal punto di vista del gameplay, vedere com'è il gioco e poterlo fare magari in modo anche più approfondito e tramite altre tipologie. Mi piacerebbe farlo perché, come detto, tengo a voi e tengo non solo a farvi divertire ma anche a condividere questa passione che abbiamo in comune. Quindi
Cos'altro dire, ragazzi? Grazie di nuovo a tutti. Vi faccio vedere questa qui, un riconoscimento che va tutto a voi. Non so se si vede. Cercherò di... Vabbè, probabilmente non si vedrà una bene amata minchia. Comunque c'è scritto congratulazioni per i 100.000 iscritti. È arrivata da un pochino. In realtà ho aspettato un modo e un'occasione magari migliore per farvela vedere. Questo è un riconoscimento non a me, ma è un riconoscimento a voi. Perché i 100.000 iscritti siete voi. Adesso 150.000. E il canale c'è grazie a voi. Io, come detto, da parte mia... mi diverto, gioco e voi sapere che voi lo apprezzate, non lo so, mi riempie di gioia. Quindi ragazzi, un abbraccio a tutti quanti, poggiamo sto baracchino e niente, ci vediamo con i prossimi video. Spero tra l'altro che la tipologia di video vi sia piaciuta, che questo Momenti di Sportiveggianza volume 1, probabilmente ce ne saranno altri ma dipenderà tutto da voi, vi sia piaciuta e niente, io vi ringrazio di nuovo. Un saluto a tutti da quel tale Ale. Ah, e un'altra cosa che avevo dimenticato, e c'era anche Laretta che vi voleva salutare, scusate, mi ero dimenticato, mi scusi Laretta, perché molti chiedevano come va, tutto bene, va bene, sta crescendo, va a caputtana, sta diventando una piccola cinghialotta la nostra Laretta, vero? Sei un po' cinghialotta Laretta? Stai scomoda, lo so, sta scomoda, però volevo farvela salutare, porca mignotta. Siamo comodi? Laretta, aspetta Laretta che cadiamo Laretta, vacca troia. Laretta, e che cos'è? E allora, aspetta, Laretta, come saluto finale, batti 5, grandissima così, cazzuta e cattiva, mica pizza e fighi, diglielo, batti 5, grandissima.